appuntamenti, di riflessioni che abbiamo voluto comunque fare da Orietto Citra, nonostante tutto e tutti. Tutto significa tutto quello che c'è intorno, il clima generale del paese, della nostra regione, anche del nostro, della nostra piccola comunità. Tutti i tagli che ci sono stati fatti sono incredibili, c'è praticamente una indifferenza totale per 28 anni di storia di questo premio. Ma il Mezzogiorno deve essere anche questo, che senza risorse a mani nude comunque siamo riusciti a, come dire, a mantenere in piedi questa piccola fiammella, grazie davvero ai ragazzi che in maniera simbolica hanno adottato questo numero, che è 2895, che è un numero che indossava sulla vetturina questa ragazza somala che arrivò ultima alle Olimpiadi di Pechino, che avrebbe voluto partecipare alle Olimpiadi di Londra, non l'ha potuto fare perché è morta in quel mar Mediterraneo di cui noi spesso parliamo, essere crocevia di sviluppo, di pace, e invece non lo è stato. E per noi quel simbolo, quel numero rimane un numero impresso nel cuore, perché ci dà la voglia di difendere la nostra terra, il nostro Mezzogiorno. Ci vuole, come dire, ci dice che dobbiamo andare a guardare oltre la tempesta. Lo stiamo facendo in un momento difficile, continueremo a farlo. Io, se mi avete visto girare da qua un po' così, perché sono alla ricerca di un radio microfono che mi avrebbero dovuto portare, ma capirete che quest'anno le risorse evidentemente sono così esigue che non ci troviamo. E allora grazie davvero ai ragazzi, hanno fatto un lavoro eccezionale, grazie a questa piccola comunità che, come dire, si è ritrovata intorno a temi importanti. E il premio è stato, coniugare naturalmente le riflessioni di più larghe vedute, insomma, su questo momento difficile italiano, europeo, mondiale, con inframmezzato da piccole semi di speranza concreta. Abbiamo stretto una collaborazione con Ciffoni Tempesta, stamattina abbiamo fatto un lavoro con Claudio, che ha avuto la capacità di, come dire, far diventare Ciffoni, benché piccolo paese anch'esso della terra salernitana, far diventare un paese, diciamo, famoso in tutto il mondo. Abbiamo stretto un rapporto con altre associazioni del territorio, cioè creando ponti a livello locale ma anche a livello nazionale, perché con l'America, per esempio, abbiamo fatto una cosa simpatica con il giornale americano. Va bene, ma non sto qui a raccontarvi, perché loro, i ragazzi, l'hanno vissuto, la gente di questa comunità l'ha vissuto. Il premio è anche questo, non è un punto di arrivo ma è un nuovo viaggio. Ecco, quel numero per noi è praticamente, ha il significato di rimettersi in cammino, rimettersi in gioco, cambiare le cose. A questa età, la mia età, come dire, si deve avere la capacità di fare un passo indietro, di dare ai ragazzi la possibilità di poter prendere questa, anche questa creatura che viene considerata un Mezzogiorno, portarla avanti, perché è un segno importante di un Mezzogiorno che non si lamenta, che non paga il cappello in mano, ma che vuole fare e vuole autodeterminarsi. Il ministro, il presidente premiato adesso, che grazie per, perché ha aderito all'invito, quindi di ricevere adesso in funzione di presidente del CNR il premio speciale del Mezzogiorno, nella sua qualità, quindi, di ministro, è stato qui a inaugurare l'azienda che è presente qui, i cui ragazzi sono presenti in sala, e appena ho avuto il piacere di salutarlo, ho detto porta bene, perché quell'azienda sta andando bene, perché sta facendo un buon fatturato nonostante il momento difficile. Fanno pezzi speciali per macchine automatiche in collegamento con Bolzano delle Vie, come pure naturalmente ringrazio gli altri premiati che sono qui, premiati speciali presenti in Italia, come gli altri membri che hanno voluto accettare questo premio, per cui motivo di orgoglio, come dire, dopo 25 anni di storia che è iniziata, credo, con un premio a Benevento, e dopo un quarto di secolo con un premio in questo piccolo paese, in questo piccolo punto della Firenze, del Mezzogiorno. Naturalmente io, se qualcuno mi fa segno che è arrivato il microfono, darei a questo punto, ringraziandovi tutti, la parola ad Antonio Caponigro, che fa parte del nostro consiglio di amministrazione. Come vedete, abbiamo cercato di fare tutto in casa, in maniera modesta, un premio sembrato asciutto, essenziale. Naturalmente ci scuserete se qualcosa non è proprio andata per il verso giusto, ma quest'anno abbiamo deciso di non festeggiare nulla, ma di riflettere, e però